Come guadagnare con i Bitcoin? Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Sono Mauro Caimi. Oggi parliamo di questo argomento delicatissimo, ma assolutamente stra interessante, soprattutto per tutti i nuovi arrivati che saluto sul canale, siete tantissimi. Oggi affrontiamo questo argomento perché voglio farvi capire una differenza sostanziale, leggera, ma sostanziale che c'è nel strumento finanziario barra asset Bitcoin, perché è l'unico, secondo me, rispetto ad altri strumenti finanziari che ci consente di poter guadagnare in due modi differenti. In realtà ce ne sono anche di più di modi, ragazzi, però oggi ne affrontiamo due che sono quelli più comuni e rispondiamo a questo quesito: come guadagnare con i Bitcoin. Prima di andare avanti, come sempre, vi chiedo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Chi è che non l'ha fatto? E poi, ragazzi, come sempre, il pollicione per questi video, fatemi sapere se vi piacciono perché mi date una mano col canale. Iniziamo dal primo punto che trattiamo oggi: come guadagnare con i Bitcoin usando il trading online. Ora lo so, molti inizieranno a dire: c'è anche l'investimento, facciamo holding. Ragazzi, in un modo o nell'altro, per fare profitto, se utilizziamo Bitcoin per ottenere del profitto in euro, ad esempio, è sempre un'operazione di trading, anche se non effettivamente come noi definiamo il trading, perché noi definiamo il trading la speculazione finanziaria. In questo caso, ragazzi, fare trading con uno strumento come Bitcoin significa acquistarlo ad un prezzo, ipotizziamo 20.000 dollari qualche settimana fa, e venderlo a 23.000 nella giornata di oggi, ottenendo un profitto di 3.000 dollari per ogni Bitcoin. Facendo questa operazione, noi possiamo ottenere un guadagno in Bitcoin. La stessa identica cosa è fare un investimento con holding, quindi comprare Bitcoin e venderlo fra 10 anni, ragazzi. Quando voi andate a calcolare il famoso gain, il famoso rendimento, quello che state facendo in questo caso è sempre un trade, uno solo, lungo 10 anni. Che facciamo il nostro gain utilizzando la velocità, quindi da qui a domani o da qui a fra 10 anni, non cambia nulla. Questo è il modo per fare gain su Bitcoin che quasi tutti conoscono, quello più comune, più standard. Ragazzi, ci sono vantaggi e svantaggi di questo tipo di attività. Allora, iniziamo con i vantaggi. Il trading è assolutamente semplice nell'accesso, cioè esistono diversi exchange, esistono diversi broker. Voi potete accedere a questi broker in maniera estremamente veloce registrandovi. Poi, qual è il broker migliore? Quale non lo è? C'è un mondo dietro questo discorso. Anzi, facciamo così, ragazzi: se vi interessa una bella analisi stretta stretta su tutti quelli che sono i broker e gli exchange che ci consentono di fare operatività su Bitcoin, scrivetemelo nei commenti, così magari dedichiamo anche qualche video. L'accesso alla broker e all'exchange è molto semplice ed è anche immediato. Spesso la registrazione vi prende semplicemente mezz'ora. Voi andate, accedete, fate un bonifico addirittura, oppure acquistate Bitcoin con la carta di credito, quindi istantaneo, veramente veloce, e avete fatto l'operazione di trading. Quindi il trading in questo caso ha come vantaggio il fatto che l'accesso sia veramente molto semplificato. Anche un altro vantaggio: il trading è semplicissimo nella sua attività di comprensione di quello che sto facendo. Semplicemente acquisto un prodotto, asset in questo caso, e lo rivendo a un prezzo più alto. È la cosa più banale del mondo, una delle cose più vecchie del mondo. Quindi il vantaggio di fare trading in questo caso è che quello che faccio, quello che devo ottenere, il mio obiettivo è di facile comprensione. Dove sono le difficoltà, gli svantaggi? Ragazzi, il trading è difficile. Questo è il problema, cioè è difficile nel farlo. È molto più difficile a farlo di quello che si pensa. È questo il vero problema, perché si sottovalutano delle peculiarità che sono classiche del trading, cioè gli errori emotivi, l'impatto emotivo che abbiamo noi di fronte a questo tipo di operatività. Lo sottovalutiamo fin tanto che non ci stiamo dentro con tutte le scarpe. Quando siamo dentro con tutte le scarpe, iniziamo a vedere
tutti quelli che erano quelle problematiche che il famoso amico ci aveva detto: attenzione, fai questa cosa, tutti gli youtuber dicono è pericoloso, attenzione. Perché? Perché ragazzi, ve ne accorgete quando siete con i piedi nell'acqua, perché nel momento in cui avete comprato Bitcoin pensate che tutto vada bene, ok, se sale tutti felici e contenti, ma poi se invece non sale e va giù, inizia a perdere, voi non sapete cosa fare, iniziate a capire che c'è qualcosa che non vi è stato detto, moltissimi dicono è una truffa, non è assolutamente vero che è una truffa, semplicemente non lo sanno fare, ragazzi, è tutto qui, quindi il trading è un'attività complessa, non deve essere utilizzata con superficialità. È fondamentale prepararsi per fare questa attività con dei corsi di formazione, dei manuali, leggete, vedete anche i video. Io ho fatto anche un corso gratuito su YouTube, ragazzi, come fare holding. Lo trovate in una mia playlist, andate spulciate, è fantastico, insomma, tra l'altro molto visto, quindi andatevelo a vedere, ragazzi, è semplicissimo, anche perché sapete che io amo semplificare il più possibile questa materia, però dovete prepararvi. C'è una differenza poi appunto in questa zona grigia tra chi fa il trading online molto forte, insomma in maniera estremamente speculativa, e chi invece fa l'investitore, che in quel caso quindi fa una sola operazione di trade, compra, sta, fa il cassettista e aspetta. In questi casi, ragazzi, c'è una differenza enorme, perché nel fare trading in maniera speculativa dovete essere molto preparati, quindi lo svantaggio del trading in quel caso è la preparazione, dovete essere veramente molto preparati, studiare. Invece lo svantaggio in questione, questo tipo di attività di formazione, si riduce moltissimo per chi fa l'investitore. Dovete essere comunque formati e sapere quello che state facendo, però sicuramente non dovete andare a studiare le tecniche di trading iper evolute, ogni giorno stare lì sui grafici, vedere quello che sta succedendo sulla price action e quant'altro. Tra l'altro c'è una situazione particolare su Bitcoin, ragazzi, e farò un'argomentazione nella prossima settimana proprio dedicata a come fare trading in questa fase su Bitcoin, perché è una fase molto particolare, voglio rendervi partecipi anche di questa cosa, è un video carino, ragazzi, ok? Però se fate gli holder, in pratica potete acquistare e sapere un po' quello che è Bitcoin, tutto quello che sta facendo, quello che insomma sono le previsioni di lungo periodo, ma non vi servono le tecniche e le strategie di trading belle, belle forti. Qual è il problema però? Perché c'è sempre una medaglia, c'è sempre una doppia faccia al Bitcoin da una parte e poi Bitcoin dall'altra. Ragazzi, questo si trova su Amazon comunque. Vi metto il link del Bitcoin d'oro finto cinese. Allora, qual è l'altra faccia dell'holder in questo caso? Ragazzi, che la oscillazione dei propri investimenti, se non fate trading, sono abnormi, perché pensate un holder nel 2020, quello che ha subito con un Bitcoin da gennaio, ragazzi, ha subito un crash del mercato a 3.000 dollari e poi un super up a fine anno a 23.000, c'è una volatilità spaventosa. Quindi, se fate gli investitori, da una parte avete meno vincoli, meno difficoltà nel fare formazione, dall'altra però subite un rischio e una volatilità di mercato abnormi, cioè il più alto possibile, ragazzi. Quindi, come sempre, una medaglia, due facce. Ma c'è un altro modo di guadagnare con Bitcoin, secondo modo di guadagnare con Bitcoin, ragazzi, che tutti sottovalutano. Bitcoin, a differenza degli altri strumenti finanziari, oltre ad essere un asset su cui investire, è anche una valuta. Quindi io posso utilizzare Bitcoin come valuta per ottenere un profitto, questa volta molto più semplice, profitto che si definisce garantito, ora vediamo cosa significa, anche se piccolino, però si può fare utilizzando la valuta Bitcoin. Lo posso utilizzare andandolo a depositare sui famosi servizi SeFi. Ho fatto un video dedicato per spiegare un po' cosa sono questi servizi, ve lo lascio sulla mia testa, questo il link a quel video, ragazzi, andatevelo a vedere. Basta prendere i nostri Bitcoin, depositarli sul un servizio di SeFi, vi faccio vedere quelli che per esempio possono essere indicativi come servizi SeFi, e
sono BlockFi, ragazzi. A proposito, vi dico tra un po' che c'è una super promo che scade fra pochissimo, secondo me molto conveniente in questo momento, e Nexo, che ne ho già parlato tantissimo. Basta andare su questi servizi, aprire il proprio conto, depositare i nostri Bitcoin e otteniamo un rendimento. Questo rendimento questa volta è fisso, quindi non dipende dall'operazione di trading come nel primo caso che vi ho detto, dipende dalle oscillazioni del mercato. In questo caso non c'è dipendenza dalle oscillazioni di mercato. Voi acquistate Bitcoin, lo mettete all'interno di questo deposito, ottenete un profitto che vi viene garantito prima dell'immissione. Cosa significa profitto garantito? Allora, qui dovete stare attenti. Il profitto garantito significa che il tasso di interesse che vi indicano è garantito, cioè garantito è il tasso, ragazzi, non i Bitcoin. Non è un'operazione garantita in termini di capitale. Questo è insomma il puntino su cui dovete fare attenzione. Perché? Perché questi servizi hanno anche lo svantaggio che voi andate a prestare i vostri Bitcoin a società terze, quindi queste possono fallire, possono essere hackerate, un po' come le banche, da noi è la stessa cosa, quindi possono scomparire nel nulla e sparire con i soldi, insomma col malloppo. Quindi sono servizi cripto. Tutti i servizi cripto sono fortemente rischiosi, questo lo dovete sempre mettere in conto. È semplicissimo questo tipo di servizio, perché voi insomma accedete, depositate e basta, non dovete fare nulla. Quando li volete riprendere li togliete e ve li riprendete, quindi semplicissimo. Poi appunto hanno il guadagno garantito, ragazzi. In questo caso per esempio BlockFi vi fa circa il 6% sui vostri Bitcoin, 6,50 Nexo o 7 se utilizzate uno stratagemma con il loro token, ragazzi, ma sono entrambi più o meno simili in termini di rendimento, quindi vi danno un rendimento che è fisso. Questo è un altro vantaggio di questo tipo di servizi. Dove sono gli svantaggi? Sempre le due facce della medaglia. Allora, lo svantaggio più evidente è che il rendimento è basso, ragazzi, è basso, perché se io vado a investire questi Bitcoin il rendimento che ottengo è intorno al 6-7%. Non è bassissimo se lo paragoniamo chiaramente a un'obbligazione bancaria, ma è basso comunque in termini di rischiosità per quello che sono i rischi connessi a queste piattaforme. Sono due gli altri svantaggi. Uno, quello che vi ho appena detto, queste piattaforme sono centralizzate, voi state prestando il vostro Bitcoin a terzi, quindi se loro spariscono, vengono hackerati, scompaiono, si danno fuoco, non lo so, si buttano da un balcone, voi perdete tutto completamente. Questo è un rischio che va messo in conto quando adoperiamo questi servizi. Io lo faccio, ragazzi, quindi metto su tutto quello che effettivamente so di rischiare. Poi qui c'è un trade off tra rischio e attesa dell'investimento, insomma questo è personale. Poi c'è un altro rischio, ragazzi, è il rischio di oscillazione di Bitcoin nei confronti della vostra valuta di riferimento, in questo caso in Europa è l'euro. Cosa significa? Significa che anche se io utilizzo Bitcoin come valuta, però se, ragazzi, Bitcoin non diviene effettivamente una valuta accettata nei nostri stati e soprattutto non correlata all'euro, perché anche che sia accettata nello scambio, nei sistemi di pagamento, ma comunque i prezzi degli oggetti, che qualsiasi cosa sia, ragazzi, sono correlati al valore dell'euro, quindi del cambio euro-bitcoin, non cambierebbe niente. Quindi il rischio di mercato significa che poi un domani voi questi rendimenti che andate a fare dovete, magari volete spenderli, e per spenderli dovete cambiarli in euro. Se Bitcoin oscilla in maniera negativa contro l'euro, c'è questo rischio. Voi magari avete guadagnato 0,1 Bitcoin che a oggi valgono $2,300 e magari fra un anno valgono $500, dico per dire, ragazzi. Non c'ho un corno rosso. Questi sono i vantaggi e svantaggi di questi due sistemi per guadagnare con Bitcoin. Ma c'è una promo, ragazzi, di BlockFi di cui volevo parlare oggi, perché la ritengo estremamente interessante e fino a fine mese. Ora vi spiego perché. Come si accede a questa promo? Intanto è una promo win-win. Se vi registrate dal link che vi lascio in descrizione e immettete criptovalute entro la fine del mese di dicembre, quindi entro il 31 dicembre del 2020, mettete criptovalute per un controvalore di $350, BlockFi vi dà indietro a fine mese di gennaio, quindi dovete aspettare, ragazzi, dovete mantenere $350
di controvalore delle cripto fino a fine mese di gennaio, quindi importante questa cosa. Vi danno 50 dollari, ragazzi. Allora, significa fare il 14% in un mese. Questa promo è attiva da tanto tempo, solo che una cosa era aspettare un intero anno per avere questo 14%, una cosa è aspettare solo il mese in sostanza di gennaio. Quindi io metto dentro i miei Bitcoin su BlockFi, li tengo fermi fino al 31 di gennaio. Intanto mi prendo anche l'interesse perché vi danno l'interesse, e poi a metà di febbraio vi danno questo bonus di 50 dollari. Significa fare il 14% se ne mettete 3,50. Vabbè, è una promo interessante, ragazzi, perché non utilizzarla se qualcuno di voi vuole provare a utilizzare questo metodo di guadagno con i Bitcoin. Ovviamente i Bitcoin li dovete già avere, quindi dovete sapere cosa significa comprarli. Bene, vi ho spiegato quelli che sono i due modi di guadagnare con Bitcoin che si possono utilizzare in maniera più veloce, più immediata, più smart. Quali preferite voi, ragazzi? Quale state usando voi di questi sistemi? Quale vi piace di più? Quale vi sta più attaccato sulla pelle? Perché poi, in effetti, nell'ambito investimenti è tutto soggetto alla personalità di ognuno di noi. Cosa ci piace di più e cosa ci piace di meno? Indovinate cosa piace a me? Poi, un'idea ce l'ho, ve la dico già, ragazzi. Io preferisco sempre una via di mezzo, perché questi servizi sono interessanti se fai assolutamente, ma non si può prescindere dal trading. Io la vedo così anche perché il trading è fondamentale, sia che lo facciate da un punto di vista investimento che da trader professionisti, proprio perché elimina il famoso rischio mercato di oscillazione di Bitcoin. Perché se succede qualcosa a questi strumenti finanziari, iniziano un trend discendente, perché lasciate lì tutti i nostri risparmi? Vabbè, questi sono argomenti un po' filosofici, ognuno ha la sua. Vi auguro un buon Wii e noi ci rivediamo nel prossimo video. Ciao!